non c'è il rischio che poi a casa o le persone pensino che, dico voi, utilizzate un po' questo argomento per farvi conoscere, cioè utilizzate il tema dell'omosessualità sia con dei fini meravigliosi, l'abbiamo ricordato poco fa, ma cavalcate un po' la cosa a vostro servizio, a vostro vantaggio. Chi è che, non so, va da Fabio Volo o da Hemingway a dire ma hai scritto un altro romanzo eterosessuale? Cioè anche in questo romanzo ti innamori di una donna? Mai una volta che scrivi un bel romanzo in cui ti innamori, che ne so, di un calciatore oppure di un comodino? Ma non ha senso questa cosa qua. In più, e guarda, a proposito di schiaffo è proprio perfetto, perché mi viene in mente questa cosa qui, che secondo me per chi, diciamo, ha dei problemi con l'omosessualità, se io anche semplicemente dico sono venuto qua con il mio fidanzato, a lui questa cosa qua, che ha un problema con l'omosessualità, gli sembra uno schiaffo, perché gli sembra che io stia parlando di omosessualità. Ma non è così, perché se, non so, se c'è un articolo che dice il console è arrivato con sua moglie, non è che è un articolo eterosessuale quello, è arrivato con sua moglie. Quindi semplicemente il fatto che io parli di fidanzato oppure parli di limonare con un uomo, non è che io sto parlando di omosessualità, sto parlando della mia vita, cioè è la mia vita questa cosa il qui. Il fatto che si noti questa cosa è la dimostrazione che ancora c'è un muro da battere. Esattamente, esattamente. E perché tante volte uno parla, è ovvio che se parlo dei miei amori saranno degli amori maschili, ma non è che sto parlando di omosessualità,